Salve a tutti, sono Vale Master. Oggi vi parlerò del Breda BA-65 Libio. Il progetto di questo aereo risale al 1935. Fu realizzato per svolgere molteplici ruoli: intercettore, bombardiere leggero, ricognitore. Purtroppo l'esperienza nella guerra spagnola indicò che il BA-65 era adatto solo al ruolo di attacco. Il BA-65 aveva un motore stellare Fiat A80 da 1000 cavalli. La sua velocità massima era di 430 km/h, il suo raggio d'azione era di 550 km. Il Breda era un monoplano interamente metallico ed era equipaggiato con due mitragliatrici, anch'esse Breda da 12,7 mm. Ne aveva inoltre due da 7,7 mm nelle ali. L'aereo poteva portare fino a 1000 kg di bombe. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il Nibbio fu inviato in Africa contro gli inglesi, fornendo prestazioni modeste. L'ultimo esemplare del BA-65 fu abbattuto in Cirenaica nel 1941. La Breda produsse per la Regia Aeronautica 220 esemplari, ebbe inoltre anche un sensibile successo di esportazione dell'aereo in Iraq, Cile e Portogallo. Grazie per la visione, se vi sono piaciuto iscrivetevi al mio canale.